Matteo Alberti, 70 anni di azienda, ma gli ultimi 10 particolarmente importanti per la sua entrata proprio in azienda a livello importante, a livello anche di responsabilità, la nuova generazione. È così, ricordo bene il sessantennale 10 anni fa, all'epoca studiavo all'università. Adesso in questi ultimi 10 anni sono entrato in azienda e sto cercando di portare il mio contributo. Ricordo bene anche che all'epoca c'era mio nonno, e oggi mio nonno non c'è più, però credo, penso, anzi sono sicuro che abbiamo in questi 10 anni continuato a portare avanti quelli che erano i suoi insegnamenti, quelli che erano i valori che ci ha lasciato. Forse primo per tutti l'importanza delle relazioni umane e l'importanza del rapporto col nostro territorio, il radicamento al nostro territorio. È un po' la testimonianza, lo è anche questa festa dove ci sono tutti i collaboratori riuniti, per Alberti è un classico. E beh, i nostri collaboratori sono a tutti gli effetti i protagonisti di questa giornata e tutta questa partecipazione, il clima, l'allegria, la festa che si respira qui penso che confermi che c'è bisogno ogni tanto di fermarsi per una giornata di ritrovo, di festa, di ricordo e anche di riflessione. Riflessione anche per andare avanti, per guardare al futuro, con tanti passaggi importanti, alcuni già fatti, altri sicuramente li starete pensando. Sì, il mondo dell'agroalimentare in genere è solo apparentemente statico, in realtà è in continuo movimento, l'azienda già da quando sono entrato è sicuramente cambiata e stiamo e pensiamo sempre al futuro cercando nuove soluzioni, pensiamo al modo in cui il prodotto viene distribuito, alle garanzie e alle esigenze sempre di più e sempre maggiori dei consumatori e anche alla comunicazione che è sempre più importante, ecco, in questo mondo in cui bisogna saper comunicare e trasmettere i valori dell'azienda. Alberto Alberti, la seconda generazione dopo Giacomo che porta avanti questa azienda insieme a Matteo, terza generazione, un'azienda di famiglia importante, 70 anni sono un traguardo importante. Voi guardate al passato per puntare al futuro, lo dimostra un po' anche l'evoluzione che c'è stata negli ultimi anni, anche l'acquisizione del marchio Valli Genovesi, molto importante per una parte di territorio ligure, insomma un'azienda che non si ferma. Chi si ferma è perduto, più che mai oggi in un mondo che si muove velocissimo, dove rimanere sul pezzo è difficile perché le sfide sono sull'ordine del quotidiano, perché ma non voglio dire solo la concorrenza, le difficoltà che incontriamo in un quadro generale normativo politico che disorienta anche noi imprenditori, perché non hai certezze, hai paura di quello che succederà, hai paura del domani, hai paura un po' di tutto, però devi cercare, dobbiamo cercare, lo stiamo facendo, di trovare le soluzioni per riuscire a rimanere in pista e riuscire a traguardare poi sugli 80 anni, 90 anni e andiamo avanti così. Per fare questo dobbiamo reinventarci ogni giorno, facendo delle cose che non si sono mai fatte, perché pensare ieri che trovavamo delle sinergie con le principali concorrenti era una bestemmia. Oggi invece sia il competitor sia noi abbiamo bisogno di trovare sinergie in comune per far fronte al mutare dei mercati. Quindi diciamo è tutta una novità quotidiana che dobbiamo assolutamente affrontare e vincere delle sfide sempre nuove per riuscire a rimanere con l'azienda alla fine in equilibrio.